Ci troviamo nelle Marche, precisamente a Casette d'Ete, un paesino dell'Ascolano conosciuto per la produzione delle calzature. Ma oggi non vogliamo parlarvi di calzature, ma vogliamo presentarvi un artista molto bravo, un pittore, che si chiama Antonio Rossi, che ci dirà qualcosina circa la sua arte. Dunque, guardando i miei lavori, la cosa più evidente, la più immediata che ne viene fuori è la semplicità, sia per la tecnica che nel contenuto, ma questo non per sminuire, ma proprio come fatto positivo. La mia è una pittura quasi tradizionale e magari si arricchisce e si modernizza per via di alcune soluzioni tecnico-cromatiche. I miei temi sono dei più comuni, come vediamo, proprio perché credo ancora in certi valori che per me sono importanti. E qui mi riallaccio alla semplicità di cui parlavo prima. E quindi ecco i paesaggi delle nostre terre, le luci di un tramonto, di un'alba. I colori di un fiore, le sfumature, la buccia vellutata di una pesca, il sorriso rassicurante, delle volte ammiccante di una donna, e quindi l'amore, il sentimento, questi sono i miei valori. Ho letto una bella critica di Butturini che definiva i tuoi quadri lirica. Tu ti ritrovi in questo e se ti ritrovi perché? La parte poetica sta in diverse situazioni, sta appunto in un atteggiamento di una mia figura di donne. La liricità è appunto nel dolore, oppure nel sentimento, oppure nella festosità. Un'altra cosa che colpisce molto nel vedere i tuoi dipinti è questa materia che viene fuori, come una specie di gioco, ecco, la figura di una donna oppure di un Te uomo. parli di un percorso appunto legato alla critica di Butturini e qui veramente andiamo sul fatto della matericità che secondo me era importante. Cioè in quel periodo giravo molto intorno alla macchia cromatica, per cui appunto ricavarne un volto, una mano e qualcos'altro. Sembravano delle macchie trovate lì per caso, ma erano anche abbastanza razionali, insomma, anche se poi all'aspetto sembravano proprio molto immediate e di buon gusto. E delle varie tecniche che hai sperimentato, qual è la tua preferita? Quale preferisci o quale senti tua? Ma la mia tecnica è ancora questa, prima parlavo di tradizionalità, i temi sono ancora questi. Non cerco altro che la semplicità della cosa, appunto, perché l'alta filosofia la lascio fare ai filosofi. Le cose molto innovative non sono per me. Questa che vediamo alle nostre spalle credo che sia la tua ultima opera, perlomeno la tua ultima creatura. Sì, qui vabbè, la figura di donna che spesso da me molto considerata e qui c'è un piccolo tema, vediamo una natura morta, vediamo del vino, ma lascio l'interpretazione agli altri. Va bene. Allora ringraziamo questo bravo artista, Antonio Rossi, facciamo i complimenti ad Antonio per la sua pittura, veramente i quadri sono veramente belli e non lo dico perché devo dirlo, ma lo dico perché è vero. Poi quando vedrete le immagini ve ne renderete conto da solo. Grazie Antonio Grazie a voi. e a presto. Ciao. Oggi, cari amici, vi abbiamo presentato Antonio Rossi, che secondo Paolo Levi, critico d'arte, ha ereditato dalla lezione di Paul Cézanne il senso della sintesi tra luce e colore, intuizione che lacerando la forma si può sublimare in un altro modo invisibile, irriconoscibile. Usa il colore con violenza trattenuta, portando in luce scostamenti curiosi, lavorando, forse di spatola o con pennelli larghi, per cui tutto diviene macchia, forma, sogno.